L'Italia ricorda i 3 anni di pandemia da Covid-19. Era il 21 febbraio 2020, il giorno in cui arrivò il risultato positivo del tampone di Mattia Maestri, primo paziente presentatosi al pronto soccorso di Codogno alla dottoressa cremonese Annalisa Malara. Mattia aveva una strana polmonite che non rispondeva alle cure. In questi 3 anni in provincia di Cremona si sono registrati 140.173 casi positivi e sono morte per Covid 1.981 persone, secondo l'ATS Valpadana. Questo significa che oltre il 42% dei residenti proprio nel territorio dell'ATS è stato contagiato da coronavirus. I momenti iniziali sono stati difficilissimi dal punto di vista sanitario, ma anche di gestione e di ordine pubblico, come ricorda l'ex prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi. Mi ricordo di quei giorni, i primi giorni sono stati micidiali, perché avevamo un problema che non riuscivamo a capire e a inquadrare. In particolare c'è stato un momento, una notte, dove siamo stati al telefono io e il sindaco ed è stata, diciamo, lì abbiamo capito la gravità della situazione, abbiamo passato una notte al telefono per decidere se il mattino successivo, quindi 6-7 ore dopo, le scuole le avremmo aperte e chiuse. E alla fine, questo è un ricordo che sarà incancellabile, ma credo che sia incancellabile anche per il sindaco Galimberti, abbiamo assunto questa responsabilità perché capivamo che la situazione era complessa e delicatissima e siamo stati i primi in assoluto la mattina successiva a non far aprire le scuole.